Io lavoro da Stella Mares, mi occupo di pulire i tavoli, andare nei piani a servire la biancheria, fare le lavatrici, discendere e dare una mano se hanno bisogno. Patrizia è una delle persone che fa parte del progetto regionale Turismo Sociale e Inclusivo nel Veneto, coordinato dall'ULS 4, ma di cui fanno parte le altre aziende sanitarie venete. Giunto al settimo anno, l'obiettivo del progetto è quello di pensare e riprogettare luoghi e servizi del comparto turistico per renderli accessibili a tutti, senza distinzioni, anche inserendo persone disabili nel mondo del lavoro. È un progetto maturo, entusiasmante. Da oggi in poi tutte le località turistiche del Veneto, quindi tutte le aziende sanitarie, tutti i comuni coinvolti, tutti i partner operativi saranno attivi nelle diverse iniziative. È un progetto che è partito dal mare ma che oggi tocca a 360 gradi tutto il Veneto, quindi la montagna, i fiumi, le città d'arte, i musei. Circa 50 sono gli inserimenti lavorativi che poi trovano una concretezza all'interno di quelle che sono le attività produttive, che sono i nostri partner accanto al sistema appunto pubblico, la rete degli enti locali, delle aziende sanitarie, e che dobbiamo ringraziare proprio un'ottica di inclusione, ma di normalità, di unicità e anche di bellezza, insomma, un modo anche per valorizzare sempre più il nostro territorio. Un progetto reso possibile anche da chi si è adoperato in prima persona mettendo a disposizione la propria attività. Ai tanti partner operativi locali del settore turistico, commerciale ed alberghiero. Partner che non solo si sono adoperati per rendere inclusiva una vacanza per i turisti residenti e stranieri, ma si sono adoperati in questi anni per poter accogliere con percorsi di inserimento lavorativo persone con disabilità. Diverse di queste persone hanno oggi un impiego, grazie anche a questo progetto. Il progetto è stato presentato a Bibione, ospite d'onore il campione paralimpico di nuoto Antonio Fantin. Aiuta a vivere quella che è la vacanza, quello che è il luogo di lavoro, quello che è qualunque aspetto della vita quotidiana in modo normale, senza filtri, senza barriere.